Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Lei che diagnosi fareva il sistema sanitario nazionale? Situazione schizofrenica. Da una parte abbiamo comunque chi ci crede ancora, che lotta comunque con una parte demoniaca che comunque cerca di smantellarlo regolarmente. Soldi, finanziamenti pubblici per il sistema sanitario invece di aumentare diminuiscono. Non c'è una programmazione nelle assunzioni. Siamo troppo pochi e sempre meno, e nei prossimi 2 anni saremo ancora dimezzati. I camici che abbiamo appeso qua fuori sono proprio tutti i medici che in questo momento stanno mancando. La gente si stupisce ancora perché non ha ancora capito la situazione reale della sanità pubblica. Non c'è più personale e non riusciamo a coprire i turni di guardia. Curare se stessi, curare i propri figli, curare i propri genitori diventerà sempre più difficile. Già adesso il 20% della popolazione italiana non si cura perché non ha accesso alle cure. La sanità pubblica deve restare un bene pubblico e tutti devono pagare le tasse per sostenerla. Ci siamo trovati dopo la pandemia in una situazione veramente insostenibile. Non ce la facciamo più, siamo veramente stanchi e non vogliamo essere tacciati come responsabili di questa inefficienza del Servizio Sanitario Nazionale.